Bimota DB5, raffreddamento ad aria. Siamo di fronte a un oggetto strepitoso, più che raro nell'ambito delle due ruote. Una moto disegnata da un grandissimo designer, oggi non più tra di noi, Robbiano. Si narra una storia in cui Robbiano invitò alla presentazione della DB5 il famoso Tamburrini, un altro designer amato da tutti noi italiani, da tutto il mondo veramente. E Robbiano in anteprima decide di presentare questa moto al suo mentore Tamburrini, il quale si commosse innanzi al prototipo dicendo: finalmente vedo una vera bimota, erano anni che non la vedevo, da quando non le disegnavo io. Ecco, questo è quanto di meglio Bimota sia riuscita a interpretare utilizzando quello che è la massima espressione del motore Ducati: raffreddamento ad aria, due valvole per cilindro, tanta coppia, 100 cavalli di puro divertimento. Una moto straordinaria, 160 kg di peso. Non è la velocità massima il suo riferimento assoluto, quanto i cambi di direzione, l'impostazione di guida, l'inserimento in curva, tutto ciò a cui piace, a chi piace guidare questa moto, ce l'ha. Parliamo adesso, dopo che abbiamo raccontare del motore, è ormai, come dire, sappiamo già tutto di quello che è il motore due valvole raffreddato ad aria Ducati. Allora andiamoci a guardare quello che magari pochi di noi conoscono, hanno l'opportunità di aver potuto vedere da vicino. Un telaio in puro stile italiano a traliccio, sicuramente di derivazione Ducati, ma con una piastra ricavata dal pieno. È un po' una miscela tra un telaio Ducati e un telaio MV Agusta. Proprio si vede adesso le origini di Robbiano. Anche il forcellone posteriore, un traliccio con una piastra di supporto di attacco del cerchione, sempre ricavata dal pieno. Le piastre di sterzo ricavate dal pieno. E il meglio della ciclistica, delle sospensioni, Ohlins all'anteriore, Ohlins completamente regolabile al posteriore, freni Brembo serie oro. Ovviamente anche qui abbiamo i piedini ricavati dal pieno con marchio Bimota, le pinze triple bridge, attacco radiale, cerchio Z, i cerchio Z in alluminio forgiati a macchina per dare il massimo della leggerezza e migliorare l'inserimento in curva, il cambio di direzione, ridurre così l'effetto giroscopico, carene in carbonio anteriori e posteriori, un serbatoio in resina, tutto questo per far sì che il peso di questa moto, come dicevamo precedentemente, non superi 160 kg, sempre solo per garantirvi il massimo, la migliore esperienza motociclistica possibile. Vi invito, per i pochi fortunati che potranno, a provarlo.